Avvocato D'Abeglio, lei rappresenta l'ETF. Oggi qui al TAR che cosa avete discusso? Oggi si discuteva la sospensiva di un piccolo pezzettino della, diciamo, dell'intera vicenda dell'ETF. La vicenda dell'ETF è una vicenda che nasce da lontano ed è una, come dire, la progettazione di un'opera che è stata fatta, che nasce da un trattato internazionale fra Italia e Francia, che è stata approvata con legge sia in Italia che in Francia, è stata costituita una società di diritto francese che è incaricata della progettazione dell'esecuzione, e siamo nello stadio in cui per la parte italiana va impiantato un cantiere che consenta di procedere alla progettazione esecutiva. La progettazione esecutiva presuppone lo scavo della roccia per avere i campioni su cui appunto stabilire che tipo di stratigrafia c'è, che tipo di materiali compongono la roccia, che tipo di roccia è, se è una roccia salda, se è una roccia mista con del terreno, eccetera, quindi si possa usare la talpa o non si possa usare, o da dove la si può cominciare a usare e così via. Ecco, l'elemento su cui si sta discutendo è: esiste o non esiste questo cantiere? Il cantiere non esiste, perché in realtà esiste un cantiere nel senso della delimitazione territoriale del dove deve stare, non esiste un cantiere attrezzato e operativo, nel senso che questo cantiere ha dei macchinari che sono poggiati per terra e stanno lì a invecchiare inutilmente nell'attesa che si possano usare. Usare significa scavare la roccia, se non ci fanno scavare la roccia non possono fare niente. Perché non esiste ancora il progetto esecutivo? Perché non può esistere fino a che non ci sono le prospezioni geologiche che consentono di dire come è fatto il materiale che va attraversato. Lei non può pensare di fare un progetto esecutivo di uno scavo in roccia se non sa come è fatta la roccia. Si può usare la talpa se il terreno misto con terra, se la roccia mista con terreno? No, perché la talpa non va avanti se c'è un terreno su cui non poggia saldamente. Se la roccia invece compatta e solida, si usa la talpa. Allora già questo è un elemento importante. La prima parte probabilmente andrà scavata a mano, ma sono, come dire, idee che abbiamo sulla base di una conoscenza assolutamente insufficiente. Bisogna acquisire le conoscenze sufficienti per fare il progetto esecutivo. A quel punto l'opera potrà partire, oppure si potrà stabilire che il progetto va fatto diversamente perché la qualità dei materiali che vanno scavati è diversa. Cosa sta rischiando l'Italia in questo momento? Di pagare i danni alla Francia, che saranno un sacco di soldi, perché la Francia nel frattempo le scenderie le ha realizzate, non le completerà nei tempi previsti, e noi saremo in gravissimo ritardo. A quel punto o si parte sul serio, oppure se la situazione rimarrà bloccata senza prospettive di sbloccarsi in tempi rapidi e civili, il rischio è pagare i danni. Grazie, avvocato.